No, 25 minuti, sì. È diretta, prego. No, no, prego. Abbiamo già iniziato questa parte dei commenti autunnali con l'assemblea dello scorso 29 settembre, ovviamente molti di voi erano presenti. È stata credo un'assemblea interessante, aperta, sono venuti fuori tanti punti sui quali stiamo un po' ancora lavorando, non ci siamo ancora fermati. C'è tanto silenzio, vediamo questo silenzio, si capirà nei prossimi giorni cosa significa. Speriamo che sia da una parte un silenzio di timore, perché magari si vedono un po' osservati in questo periodo. E dall'altra noi abbiamo un pochino più di tempo per organizzarci, per poter, diciamo così, lavorare, per poter riprenderci in qualche modo tutto il complesso di Santo Spirito. Questa sera parleremo di Pio VII e Napoleone con il rapporto con la famiglia agostiniana. Stamattina, mentre pensavo a questo incontro, un professore mi è venuto una battuta. Ho detto, noi abbiamo avuto confisca dei beni di Napoleone che era un miscredente, una confisca di beni di Cavour che era un miscredente. Ora rischiamo di avere una confisca fatta da alcuni che sono credenti e praticanti. Quindi diciamo che era più pericolosa, diciamo così. Vediamo un po' se sono più accessibili nel poter dialogare, nel poter fare qualcosa di più. Comunque vi terremo informati sulla cosa. Vi solo come notizia, domani avremo qui Striscia la Notizia, siamo riusciti proprio per poter, non tanto perché c'è, però l'obiettivo è quello di arrivare più a livello nazionale che possibile. E quindi ci proviamo anche in questo canale. L'obiettivo sarà quello di capire come mai debba essere persa in questa situazione, nella quale molti militari andrebbero via, persa un'occasione per poter ridare questo lustro a tutto il complesso di una certa comunità. Come sapete, come famiglia, come ordine agostiniano, non è che abbiamo un interesse particolare, perché gli spazi che abbiamo ci bastano e ci avanzano, diciamo così. Però c'è un'occasione per poter, gustare la bellezza di tutto il complesso, pensando a delle modalità che sono interessanti, che possono essere sia museali, ma anche di progetti concreti culturali. Però vediamo, insomma, noi ci siamo e non ci abbattiamo, vero Antonio? Quindi andiamo avanti. Bene, grazie a Giovanni ancora che ci offre questa possibilità di questa conferenza, per noi interessante, soprattutto perché in questo anno abbiamo celebrato il centenario del nostro venerabile Bartolomeo Menocchio, che è stato sacrista di Pio VII e ottimo consigliere, e sicuramente sia Napoleone che è stato qui, Santo Spirito, lo posso raccontare, sì, io dunque. Il titolo che abbiamo scelto per questi, diciamo, convegni nasce da una scritta che c'è nel convento. Scusate, io ho il mio bagnetto in camera e quando sono stati fatti dei lavori c'era una striscia dietro la serena dove c'è scritto qui c'è stato Napoleone. E allora da qui è nata l'idea anche del titolo di questi convegni. Quindi ringrazio Giovanni perché ci offre questa possibilità di poter riflettere su questa presenza di Napoleone qui a Santo Spirito, della presenza di Pio VII qui a Santo Spirito, in chiesa, se qualche volta mi capita c'è una lapide proprio davanti all'altare dove si attesta questa presenza di Pio VII qui a Santo Spirito, ed anche di questo nostro confratello venerabile Bartolomeo Menocchio, di grande fama di santità, oltre che per il prestigio che ha avuto nello stare vicino a Pio VII come consigliere, però dall'altra anche
il grande temuto dall'Unione. Questo veramente era una personalità di grande valore. Ecco, grazie professor Cipriani, sempre per la tua disponibilità, e ti diamo la parola. Nel 1804 il Senato francese conferì a Napoleone Bonaparte il titolo di imperatore dei francesi. Napoleone volle dare a questa straordinaria realtà il massimo risalto. Secondo la Costituzione del 1795, il potere era nelle mani del popolo, la sovranità era nelle mani del popolo. Era il popolo francese che dava a Napoleone questo riconoscimento, ma Napoleone volle cercare di unire le due tradizioni, la tradizione antica legata alla figura di una incoronazione papale e la nuova realtà costituzionale, per cui si giunse a un compromesso e ad un accordo. Ci furono trattative diplomatiche molto interessanti con il cardinale Caprara, nunzio a Parigi, si adoperò Talleyrand, con la corte pontificia a Roma fu ambasciatore il cardinale Fesch, zio di Napoleone. Pio VII acconsentì a recarsi a Parigi per la consacrazione di Napoleone imperatore. La incoronazione romettale, essendo il popolo francese che aveva dato il titolo imperiale a Napoleone, sarebbe stata effettuata dallo stesso Napoleone come rappresentante del popolo francese. L'incoronazione sarebbe avvenuta il 2 di dicembre del 1804 a Notre Dame. Pio VII partì da Roma per andare a Parigi un mese prima, il 2 di novembre. Quindi attraverso il viaggio di Pio VII noi abbiamo anche un'idea dei tempi che erano necessari per le decorrenze. Pio VII parte da Roma, ma lo accompagna un nutrito numero di persone. Noi abbiamo un preciso elenco. È accompagnato Pio VII dal cardinale Borgia, dal cardinale Antonelli, dal cardinale Di Pietro, dal cardinale Fesch, dal cardinale Caselli, dal vescovo Bertazzoli e le Mosiniere, dal vescovo Menorio, sacrista, appartenente all'ordine agostiniano, dal vescovo Fenaia, vicegerente, dal vescovo Devoti, segretario ai brevi. Ma il corteo papale comprendeva prelati, camerieri segreti, cappellani segreti, maestri delle cerimonie, due comandanti delle guardie nobili, un minutante per scrivere rapidamente lettere, un aiutante di segreteria, un medico, un chirurgo, due aiutanti di camera, due corrieri, un cuoco, molti servitori e un sovrintendente
Quindi Pio VII si muove con un grido di persone. Parte il 2, e qui a Firenze arriva il 5. Quindi praticamente noi sappiamo da questa testimonianza 2, 3, 4, il 5, dopo 4 giorni arriva. E naturalmente che strada fa? Fa la via Cassia, quella che è la via romana. Quindi arriva dal Galluzzo, due strade, San Gaggio, in cima a Porta Romana. Indubbiamente, questo è un dato molto interessante per gli agostiniani, Menocchio dà dei consigli, dei suggerimenti a Pio VII, perché la prima sosta, prima di entrare in città, è nel monastero agostiniano di San Gaggio, dove il Papa si ferma e dove era presente la bellissima cappella Corsini, che sarà poi smontata e trasferita dopo il 1866, qui sostanzialmente in Santo Spirito, dove ancora si trova. A questo punto il Papa prosegue, arriva a Porta Romana, entra dalla Porta Romana, arriva in piazza San Felice e dove va? Direttamente entra in Santo Spirito, cioè la chiesa di Santo Spirito, ancora una volta probabilmente per suggerimento del Vescovo Menocchio, è il luogo deputato per l'incontro tra il Papa e le autorità ecclesiastiche di Firenze. Chi c'è infatti in Santo Spirito? L'arcivescovo Martini e tutti i vescovi toscani che sono riuniti. Qui viene fatta una solenne cerimonia, un tedeum di ringraziamento. Dopo questo momento spirituale il Papa riprende il suo itinerario e va nel luogo più vicino, cioè a Palazzo Pitti, dove la corte reale e i sovrani di Etruria sono ad accoglierlo e dove sono stati preparati gli appartamenti per il Papa. Cioè Pio VII soggiornerà a Palazzo Pitti. Era avvenuto un accordo singolare. L'occupazione delle truppe francesi nel 1800 aveva segnato una svolta irreversibile. I francesi avevano occupato sostanzialmente la Toscana. Il Granduca Ferdinando III d'Asburgo-Lorena aveva lasciato la Toscana e il Granduca, grande diplomatico, nemico assoluto delle guerre, dei combattimenti, aveva fatto un singolare accordo con la Francia. Volevano la Toscana, l'avevano occupata, ma se lui avesse dato alla Francia ogni diritto sulla Toscana, se lui avesse ceduto ufficialmente la Toscana alla Francia, cosa offrivano a lui i francesi? Vedete, molto interessante, un sovrano vede il suo stato occupato, come reagisce? Se io ve lo cedo, cosa mi date? Molto singolare, apparirebbe anche oggi. La Francia rivoluzionaria immediatamente coglie l'opportunità e con un accordo a Ferdinando III viene dato
il Principato di Salisburgo in Austria e a breve distanza il Principato di Würzburg in Baviera. Ferdinando III cede la Toscana alla Francia, ma la Francia non aveva nessun interesse a tenere la Toscana. Gli interessava come moneta di scambio. Cosa voleva la Francia? Parma e Piacenza, che erano più a nord, aveva occupato la Lombardia, voleva quindi estendere al centro-nord il suo dominio. Cosa fa la Francia? Aveva la Toscana, propone al duca di Parma e Piacenza, Lodovico di Borbone, uno scambio. Perché Lodovico di Borbone non cede alla Francia Parma e Piacenza e prende la Toscana? Ma per allettare Lodovico di Borbone, il Granducato di Toscana viene innalzato di livello e diventa Regno di Etruria. Quindi Lodovico di Borbone, se accetta, diventa re di Etruria. Lodovico di Borbone non esita, accetta tutto. C'è Parma e Piacenza e prende con il titolo di re la Toscana. 1801. Deve arrivare a Firenze, i fiorentini attendono con ansia l'arrivo del re. Firenze non ha mai avuto un re, è il primo re della Toscana. Grande attesa, grande delusione. Arriva Lodovico di Borbone, pallido, emaciato, sofferente, soppo, epilettico in forma gravissima, con disturbi circolatori. Fiorentini lo guardano, immediatamente un pronostico. Camperà poco. E difatti Lodovico di Borbone è una meteora. Arriva nel 1801, muore nel 1803. La moda del tempo è celebre. Napoleone ha fatto l'impresa d'Egitto nel 1798, i modelli egiziani sono dominanti. Per cui Lodovico di Borbone subisce una trasformazione mirabile. L'architetto del Rosso è incaricato di curare la decorazione della chiesa di San Lorenzo. San Lorenzo viene trasformato in un tempio egiziano e la facciata di San Lorenzo, con colonne finte di legno, è trasformata in un tempio egizio con colonne di papiro. Lodovico di Borbone è trasformato in un faraone. Viene messa in San Lorenzo una piramide di legno dipinto e Lodovico di Borbone è inserito nella piramide. Quindi, chi è il re dal 1803? Suo figlio Carlo Lodovico. Carlo Lodovico è nato nel 1799 e quindi nel 1803 ha 4 anni, è già re, ma la reggenza è della moglie Maria Luisa di Borbone, la moglie ovviamente del re defunto, Lodovico di Borbone, la madre del piccolo re. Quindi Pio VII giunge in Palazzo Pitti e chi c'è ad accogliere? Il piccolo re, che ora ha nel 1804 5 anni, e la madre Maria Luisa di Borbone.
coglienza solenne, ma Maria Luisa di Borbone chiede una grazia particolare a Pio VII. Il piccolo re deve fare la cresima. Perché il Papa non si degna di dare la cresima al piccolo re? Pio VII ha consentito. E praticamente il 6, il giorno dopo dell'arrivo, il 6 noi sappiamo che Carlo Ludovico di Borbone riceve in Palazzo Pitti la cresima direttamente dalle mani di Pio VII. E Pio VII dà poi la sua benedizione a tutti i fiorentini che si sono raccolti nella piazza Pitti dal terrazzo, da uno dei terrazzi di Palazzo Pitti. Pio VII riparte il giorno dopo, ma Maria Luisa di Borbone coglie un'altra opportunità. Ha saputo che il vescovo Menotio ha fama di santità e suggerisce di visitare una monaca carmelitana che è inferma. E Menotio va in questo convento, visita questa monaca inferma e questa monaca ha una straordinaria reazione con la benedizione di Menotio e praticamente si alza in piedi e si reca poi in chiesa a ringraziare per questo straordinario miracolo che è avvenuto. Menotio torna a Palazzo Pitti, informa la regina di Etruria, Maria Luisa di Borbone, di quello che è successo e questa è una grande festa, ma Menotio teme che ci siano reazioni, teme una popolarità che non desidera, è un uomo molto lontano da questi aspetti mondani e noi sappiamo chi è l'ospitalità qui a Santo Spirito e rimane in Santo Spirito prima della partenza del giorno successivo. Tutto questo treno papale riparte, si dirigono verso nord, si fermano poi in Piemonte, dove il vescovo Menotio avrà l'opportunità di salutare tra l'altro i propri parenti. Riprendono la strada e l'incontro con Napoleone avviene molto molto dopo, cioè praticamente avviene alla fine di novembre a Fontainebleau. A Fontainebleau Napoleone, che freme, che vuole incontrare Pio VII, fa una sosta con la scusa di una battuta di caccia e lì avviene l'incontro con Pio VII. E Pio VII finalmente raggiunge Parigi. E noi sappiamo che a Parigi Napoleone ha predisposto per Pio VII un'accoglienza straordinaria al Palazzo delle Tuileries e tutto viene preparato per la solenne incoronazione che è fissata per il 2 dicembre nella cattedrale di Notre Dame. La cattedrale di Notre Dame è decorata nel modo più sontuoso. Napoleone con Giuseppina, la moglie, si prepara la cerimonia e informa il Papa che vuole incoronare Giuseppina imperatrice e che anche Giuseppina parteciperà alla solenne funzione religiosa. Ma immediatamente attorno al Papa i suoi consiglieri, lo stesso Menotio, il cardinale Fesch, fanno una osservazione molto precisa.
l'unione di Napoleone con Giuseppina è una unione civile, non religiosa. Per partecipare alla cerimonia a pieno titolo, Napoleone deve avere un matrimonio religioso. Naturalmente questo imbarazza molto Napoleone, ma agisce con grande tatto suo zio, il cardinale Fesch, e il cardinale Fesch propone la notte prima, a mezzanotte, una funzione privatissima, segreta, nelle stanze della residenza imperiale. Lui stesso, il cardinale Fesch, si incarica di celebrare l'unione religiosa di Napoleone e Giuseppina. Napoleone e Giuseppina accettano e quindi c'è, prima dell'incoronazione, il matrimonio religioso di Napoleone con Giuseppina tramite il cardinale Fesch. La cerimonia si svolge in Notre Dame con il massimo fasto e noi sappiamo che Napoleone ordina al suo pittore di fiducia, David, di realizzare un dipinto in cui devono essere presenti con ritratti veridici tutti i protagonisti della incoronazione. David è presente all'incoronazione, fa schizzi, prende appunti per realizzare questo quadro, che realizza con calma, e il quadro sarà terminato nel 1807, quindi occorrono circa 2 anni per questo dipinto, un dipinto di dimensioni impressionanti, 6 metri per 10. Immaginate un dipinto di 6 metri per 10 con tutti i protagonisti. Naturalmente è presente Pio VII, è presente il nunzio a Parigi, il cardinale Caprara, è presente anche il vescovo Menofio, sacrista, che ha il suo abito agostiniano. La cerimonia si svolge secondo quello che è stato stabilito. Napoleone, che rappresenta il popolo francese, si pone la corona sulla testa, si incorona dunque, incorona Giuseppina, la moglie. A questo punto però interviene la cerimonia religiosa. Pio VII consacra Napoleone con il crisma, gli unge 2 volte la testa, gli unge 2 volte le mani e gli presenta il Vangelo, chiedendo a Napoleone se lui professa il cattolicesimo romano. E Napoleone pronuncia formula latina profitero, lo professa. Quindi vedete, è una realtà duplice: da un lato l'aspetto costituzionale, Napoleone che si pone la corona, dall'altro l'intervento specifico di Pio VII per la consacrazione dell'imperatore. E segue poi una messa solenne e lo stesso Pio VII pronuncia la formula ufficiale della intronizzazione di Napoleone. Cioè Pio VII al termine del rito bacia Napoleone sulle guance e grida: viva imperator in eterno. Vedete, quindi è lo stesso Pio VII che consacra Napoleone
impera. In questo momento i rapporti tra Napoleone e Pio VII sono ottimi. È il 2 dicembre 1804. Napoleone invita Pio VII a restare a Parigi, fare un viaggio di ritorno a Roma in pieno inverno è assolutamente sconsigliato. Quindi invita Pio VII e tutto il suo seguito a rimanere a Parigi come ospiti dell'imperatore. E questo soggiorno di Pio VII praticamente dura fino alla primavera e Pio VII riparte da Parigi il 4 aprile. Quindi vedete, dal 2 dicembre al 4 aprile Pio VII soggiorna a Parigi e si stabiliscono dei rapporti molto stretti con Napoleone. A questo punto Napoleone saluta Pio VII, ma Napoleone ha deciso una nuova incoronazione. Napoleone vuole essere anche incoronato re d'Italia. E a questo punto viene organizzata l'incoronazione reale di Napoleone nel Duomo di Milano per il 1805, in cui ormai siamo arrivati. E Napoleone parte da Parigi per recarsi a Milano, Pio VII parte da Parigi e ancora una volta avviene un incontro fra Pio VII e Napoleone, dove si incontrano a Torino. E a Torino sono tutti e due ospiti nel Palazzo Reale. E quindi noi ritroviamo Pio VII e Napoleone che ancora dialogano, che ancora si parlano, e Pio VII prosegue il suo itinerario mentre Napoleone si dirige verso Milano. Pio VII si riferma di nuovo a Firenze. Si ferma di nuovo a Firenze e questa volta da dove viene? Viene dal nord, quindi da dove entra? Fa la via Bolognese, l'odierna Piazza della Libertà, via San Carlo, e questa volta dove risiede Pio VII nel 1805 al momento del suo ritorno verso Roma e via Firenze? In Santa Maria Novella, ospite dei Domenicani. E ancora una volta la grande cerimonia religiosa, il Te Deum, viene organizzata in Santa Maria Novella. Quindi noi vediamo attraverso questo itinerario il ruolo straordinario di Pio VII e di Firenze. Viene naturalmente di nuovo ricevuto il Palazzo Pitti, viene ricevuto dal piccolo re Carlo Ludovico di Borbone, che ora ha 6 anni, e dalla regina Maria Luisa di Borbone. E Pio VII soggiorna alcuni giorni a Firenze e è qui per affrontare un problema delicato, molto spinoso nella storia recente della Chiesa. Durante il Granducato di Pietro Leopoldo, un vescovo in particolare, il vescovo di Pistoia e Prato, Scipione De Ricci, aveva scelto di sostenere nella maniera più diretta, più efficace,
la nuova politica religiosa del Granduca Pietro Leopoldo, ispirata al giansenismo, cioè sostanzialmente Pietro Leopoldo mirava ad avere la superiorità sulla Chiesa. La Chiesa doveva obbedire alla autorità granducale. Il vescovo Scipione De Ricci di Pistoia e Prato aveva appoggiato questa riforma e c'è una prova bellissima. Scipione De Ricci volle realizzare a Pistoia la nuova sede vescovile. Realizzò un bellissimo vescovato di grande fasto, ancora usato come vescovato, e nella sala delle udienze fece fare un bellissimo soffitto affrescato. Vescovato, un soffitto affrescato, chi penseremmo noi di trovare? Forse immagini di Gesù Cristo, della Madonna, di Dio, oppure del santo protettore di Pistoia, San Jacopo. Nessuna di queste immagini è presente. Chi è stato dipinto in questo soffitto? Francesco Stefano di Loreno, Maria Teresa d'Albuco, Pietro Leopoldo. Ecco i riferimenti. Il potere civile. Ecco come il vescovo Scipione De Ricci aveva impostato il soffitto. Con l'uscita di scena di Pietro Leopoldo nel 1790, tutto questo era terminato, Scipione De Ricci aveva perso il vescovato, viveva isolato, ma Pio VII voleva in qualche modo che Scipione De Ricci rientrasse all'interno della Chiesa e operò in modo che Scipione De Ricci tornasse in seno alla Chiesa. E questo soggiorno che Pio VII compie nel 1805 ha proprio lo scopo qui a Firenze di far tornare Scipione De Ricci nell'alveo cattolico romano, e Scipione De Ricci, ormai anziano, acconsente, fa una dichiarazione scritta in cui rinnega il suo passato sostanzialmente, e noi sappiamo che Pio VII lo accoglie nel modo più fraterno e c'è questo incontro straordinario fra Pio VII e Scipione De Ricci che chiude una pagina della storia della Chiesa più recente. E chi va a congratularsi con Scipione De Ricci? Il vescovo Menotio. E il vescovo Menotio pronuncia delle parole molto interessanti e dice che questa riconciliazione è la riparazione dovuta allo scandalo prodotto dal sinodo di Pistoia. Scipione De Ricci aveva organizzato un sinodo a Pistoia per dare maggior risalto alle sue visioni giansiniste e proprio il vescovo Menotio sottolinea che questa è la riparazione del sinodo, il quale nel rovesciamento della disciplina aveva cagionato la guerra di religione. Quindi vediamo questo agostiniano protagonista di questo evento. Ma Pio VII nel corso del suo soggiorno fiorentino, che è di alcuni giorni, va alla Santissima Annunziata, va nella piccola chiesa di Ricorgoli, dove venera la Madonna del rifugio che lì si trovava. Si ferma in piazza Sant'Ambrogio sotto un tabernacolo con
visita la chiesa di Pavia, quindi è presente, molto presente in città, e poi riparte. E lascia Firenze il 10 maggio, e va a Roma con un lungo itinerario. Nel frattempo, Napoleone cura la sua incoronazione reale a Torino. E questa incoronazione si svolge il 26 maggio 1805. Vedete, i tempi sono molto vicini. Il 10 maggio, praticamente, come vi dicevo, Pio VII lascia Firenze, e il 26 maggio Napoleone viene incoronato re d'Italia a Milano, nel Duomo, dal cardinale Caprara. Solenne incoronazione. In questo caso noi vediamo ancora una volta l'azione di Napoleone, che pone di nuovo la corona d'Italia sulla testa. Ma la corona d'Italia che Napoleone usa è una corona celebre, una corona longobarda, la corona ferrea conservata a Monza. Cosiddetta perché nell'interno della corona c'è una fascia di ferro che, secondo la tradizione, sarebbe uno dei chiodi usati per inchiodare Cristo sulla croce. Quindi una corona che è anche una reliquia di particolare preziosità. Napoleone, nella incoronazione, celebra il suo figlio adottivo, il figlio di Giuseppina, che Giuseppina aveva avuto dal primo marito, il visconte di Beauharnais, Eugenio Beauharnais, e Napoleone lo nomina vice re d'Italia. Napoleone non risiederà a Milano, tornerà a Parigi, ma suo figlio adottivo, Eugenio Beauharnais, sarà vice re. L'accordo con Pio VII, come abbiamo visto, è un accordo strettissimo, e Napoleone, dopo l'incoronazione al re d'Italia, pone a Pio VII un quesito singolare. Dice che lui ha intenzione di ripristinare il calendario gregoriano. È un evento epocale. Era stato imposto dalla Francia rivoluzionaria nel 1793 un calendario per scristianizzare completamente il paese. Era stato elaborato questo calendario sulla base del sistema metrico decimale, e era stata abolita la settimana e introdotta la decade. Quindi il nuovo computo del tempo era fondato su una unità legata a 10 giorni, abolita la settimana come riferimento. Vennero cancellati i nomi dei mesi tradizionali, vennero cancellate tutte le feste religiose, vennero cancellati tutti i santi. Il nuovo calendario, che entrò in vigore retroattivamente il 23 settembre 1792, ebbe come artefice un poeta, si chiamava Fabre de Glantin. Fabre de Glantin fu incaricato di trovare i mesi, i giorni con i loro nomi,
Il nuovo calendario iniziava il 23 settembre. Il mese di settembre fu cancellato e fu introdotto il mese vendemmiaio, il mese della vendemmia. Ma con che cosa si vendemmia? Con l'uva. E quindi il primo giorno dell'anno, il Capodanno, a cosa era consacrato? All'uva. Quindi, primo giorno, uva. Gli altri giorni vedevano sempre realtà naturali. Uva, carota, patata, arsino e così via. Tutte le feste religiose erano abolite, compreso Natale, che con perfidia fu consacrato al Lussolfo, una realtà infernale, vedete? Napoleone decide di ripristinare il calendario gregoriano. E questa è una notizia straordinaria, cioè ripristinare tutte le feste religiose, ripristinare il culto dei santi. Non ci può essere per Pio VII un dono migliore. E praticamente, prende questa decisione l'8 agosto 1805. Il nuovo calendario gregoriano riesumato, entrerà in vigore il 1 gennaio 1806. La gioia di Pio VII, la gioia della Curia Pontificia è senza limiti. Torna di nuovo il culto, la sacralità, la tradizione religiosa torna grazie a questo provvedimento eccezionale di Napoleone. Praticamente il 1 gennaio 1806 inizia il nuovo corso. Ma Napoleone, che ha ripristinato il calendario gregoriano, fa una osservazione. Chiede a Pio VII un favore personale. Manca un santo a lui legato. Non c'è San Napoleone. È possibile individuare un santo che richiami il nome dell'imperatore? Pio VII comprende l'importanza politica della questione e incarica il cardinale Caprara di studiare attentamente il martirologio per individuare una figura che possa essere adatta. Nel martirologio viene trovato un martire di nome Neopulo. Ma Neopulo non è Napoleone, ma può essere interpretato come Napoleone. Ecco dunque che viene istituito il culto di Napoleone. Ma si fa un'altra eccezione. Il culto dei santi è legato al giorno della loro morte. Ma festeggiare San Napoleone al momento della morte appariva un'offesa a Napoleone. Per cui si decide di far coincidere il culto di San Napoleone con il compleanno di Napoleone. Quando era nato Napoleone? Il 15 agosto per l'assunta. Quindi già nel 1806 noi vediamo il culto istituito di San Napoleone il 15 di agosto insieme all'assunta. Non manca una grande testimonianza di devozione. Grazie a Eugenio Boarnet
vice re d'Italia a Milano, uno scultore, Fabris, realizza una statua di San Napoleone che viene collocata nel 1811 su una guglia del Duomo di Milano, dove ancora oggi si trova. Quindi questo culto comincia a radicarsi. Ma Napoleone, come ben noto, crolla nel 1814, avviene poi la restaurazione e sarà il re restaurato in Francia, Luigi XVIII, a proibire il culto di San Napoleone, che di fatto viene cancellato. Ma si sa, la storia ripropone talvolta volti, immagini, culti. Ci sarà un secondo impero in Francia con Napoleone III, e Napoleone III ripristinerà il culto di San Napoleone. E vista l'alleanza tra Vittorio Emanuele II e Napoleone III, che sarà poi coronata dalla seconda guerra d'indipendenza nel 1859, verrà realizzata una nuova statua di San Napoleone e collocata all'esterno del Duomo di Milano nel 1860. Quindi vedete quante vicende collegate a Pio VII, Napoleone, e a questo straordinario momento storico. Grazie a voi.